Scendere i gradini del diverso all'hotel e salire sul taxi che attende qui fuori, ora, sembra non farmi più paura. Nessuna luce artificiale nel gioco che sale, e troppi rumori dalle strade intrecciate per sentirne uno in particolare. L'autista scende ad afferrare le mie valigie. Ha sicuramente avuto pena di me e del mio blef, inscenato per dimostrare un'irrimediabile stanchezza. Lui sa già dove dobbiamo andare. Così non aggiungo altro salendo a bordo. Mi siedo e lascio semplicemente che guidi e che si metta nel suo senso di marcia. L'unica frase che dico, e la dico quasi per sbaglio, è che sono di nuovo in ritardo. Di nuovo, chiede lui, sperando di poter da questo dettaglio far nascere un lungo discorso. Mentre io appoggio la mia borsa sul sedile accanto e tolgo il trench, ripetendo, di nuovo, come ieri sera, come ogni volta. Controllo secco, incurante, come se non avessi colto il messaggio. I taxisti a Londra non smettono mai di parlare. Qualcuno sa dirmi perché. Oltre i finestrini, qualunque auto potrebbe apparirmi minacciosa, ma per il momento resto sopra il pensiero e cerco di non sentire quest'uomo fischiettare. Verso Knightsbridge, i grandi magazzini mi appaiono fragili come non li avevo visti mai. Harrods è la casa delle bambole e le jeep che ci superano con i loro finestrini fumeo non contengono niente di buono. Ma sono anzi un segnale di battaglia, l'attacco che di nuovo ci terrorizzerà. Ed ecco che a questo pensiero il cuore batte a regolare, se c'è. Il dolore torna nella testa e le mani tremano mentre le nascondo nelle tasche dei pantaloni facendomi notare, così che il taxista si sente autorizzato a chiedere «Ok, man». E io non dico niente. E allora lui ancora «Ok, man». E io sorrido a stento. «Do you like reggae music?» Ed io più in silenzio di prima. Silenzio assenso, evidentemente, per lui, che fa di sì con la testa al mio posto, mentre alza il volume della radio e continua. Bob Marley è il più grande uomo che sia mai passato sulla Terra. La Giamaica è la Terra, il posto dove tornare, dove vivere per sempre. La Giamaica è il sole, la musica, l'amore. Io giro la testa verso l'altro finestrino, quello di sinistra, opposto al lato di guida. Mentre alcuni volti stretti da cravatte rosa o arancione attraversano la strada poco distante, mi chiedo dove dovrei vivere io, come dovrò vivere da ora, dove ho vissuto fino ad adesso, e mi chiedo, perché hai deciso di stare a Londra se pensi questo? For money, man. Only for money. Fucking money, man. Dice lui, facendosi improvvisamente più cupo e abbassando la musica. Da questo momento è il silenzio fra di noi fino all'aeroporto e le jeep con i finestrini fumetti sembrano muoversi nella stessa direzione.